volte sentito non lo dire. È per questo che io non domando al sindaco Orlando se è ancora qui, dovrei domandarglielo come adesso sono. Ho visto la tua mano alzata, io dovrei domandartelo, ma non te lo domando perché vedi, a me che vengono intitolate strade, che vengono intitolate, a me non interessa. Ma certo, io vorrei chiedere al sindaco di Palermo, ma dov'è la via Paolo Borsellino a Palermo? Chiedete se sei d'accordo che intitoliamo quest'atrio a Paolo Borsellino. Questo non devi chiederlo a me, devi chiedere per ricordare all'università. Io credo che quest'aula si chiami già Paolo Borsellino. Credo che quest'aula non ci sia bisogno di intitolare a Paolo Borsellino. Io aspetto ansiosamente il processo che nascerà sulla trattativa, aspetto ansiosamente i risultati del processo che attualmente è in corso a Mori e a De Donno, perché ritengo che è proprio la trattativa che ha portato all'eliminazione di mio fratello Paolo, e credo che ho bisogno di conoscere la verità sugli incontri di mio fratello con Mori, gli incontri di mio fratello con De Donno, gli incontri con queste persone che conducevano questa trattativa alla quale Paolo si è opposto e per la quale è stato ucciso. Un dato è certo, che sin tanto che non si farà verità e giustizia su quella terribile stagione, la democrazia, la Repubblica, le istituzioni del nostro Paese saranno gravate da una ombra pesantissima.